Ti aiuto io, Karma Artistico Italia. Bravo. Quindi, grande spettacolo cabaret risate da Oscar. Ma si fa ridere diversamente a Natale? Siete Margherita Antonelli con Francesco Lizzuto. Si fa ridere in modo diverso a Natale? No, l'importante è far ridere, ma proprio sai, da essere felici di esistere. Facciamo delle vite troppo noiose, dai. Margherita Antonelli, benvenuta. Non so da dove cominciare perché ti seguo da tanto ed è un po' più difficile quando conosci una persona un po', perché dici, ma quella cosa lì la so già, ma gli altri no. Prima domanda, quando ti sei resa conto che era bello da donna far ridere? Oh mamma, allora mi sono resa conto quando da bambina, quando avevo un problema, avevo sempre bisogno di sdrammatizzare subito. Sai quando una cosa ti gira dentro e ti rischia di farti un po' troppo dolore? Allora tu la sdrammatizzi, svii, no? E guarda caso ne vedi anche un po' il lato comico. Questo è sempre stato un po' un gioco che io ho fatto e poi è diventata la mia professione. Chiaramente prima ho fatto una gran bella scuola di teatro di modo da dargli, come dire, anche... Imparo a farli piangere, così li faccio ridere meglio. Ma esattamente, ma sai, è una grande verità questa roba qua. Chi ha un profondo dolore dentro sa anche far ridere della stessa cosa. E quindi è diventato il mio mestiere. Credo che nella vita... saper sdrammatizzare e vivere con leggerezza alcune cose è un grandissimo ingrediente. In questi anni sono uscite tantissime comiche, no? Tu sei già, eri già affermata, hai visto queste ragazze uscire, che impressione ti sei fatta? Finalmente le donne fanno ridere, non hanno bisogno di essere volgari, non hanno bisogno neanche di mostrare certe cose, cioè si è diffusa questa comicità fatta al femminile. Cosa sì, è successo? Si è era ora. Sì, era ora, perché in realtà ci sono un sacco di donne che straordinarie, devo dire onestamente che, non so, io stimo molto Luciana, Geppi Cucciari, e per certi aspetti Geppi, ma non voglio fare la nonna, ma insomma l'ho vista nascere, perché io conducevo il primo laboratorio al femminile di Zelig e Geppi iniziava insieme a Teresa Mannino, poi Cinzia Marsiglia, Le Scemette, senza parlare poi di tutta l'ondata delle attrici comiche romane, insomma. Io devo dire onestamente che ci sono in giro delle belle teste di comiche e di attrici. E anche comiche. Belle ragazze, possiamo dire. Belle anche ragazze, anche belle. Non necessariamente siccome sei brutta, certo. Almeno fai ridere, perché c'era anche questa cosa. Sì, è vero, tremenda, è vero. No? Che girava, certo. Ecco, la caratterista, certo. Brava, no? Io sì. Dico la moglie brutta di Boldi, sì, perché certo. Un po' ci sono delle bravissime attrici che anche nei film di Vanzina, e io ho fatto il Ciclone in Famiglia 2, facevo la moglie bruttina di Bucci Rosso, ma guarda caso con gran vis comica, no? Certo. Tempi comici, anche la grandissima Monica Scattini, che è mancata ultimamente, è una donna che aveva veramente del grande accento comico. Senti, ma possiamo un pochino, come si dice in gergo, spoilerare su cosa vedremo, perché ci sarò anch'io, vedranno le persone che verranno a vedere questo spettacolo, ma lo fai quel pezzo della morte che io adoro? Mamma mia, guarda, io adoro. È un personaggio che ho inventato una sera, è la storia di questa morte che tenta di prendersi il prescelto di turno, ma siccome è imbranata non ci riuscirà mai, è bellissimo, io che si inciampa nel suo vestito, una cretina insomma, l'ho fatto due volte Fabio, cioè tu hai beccato una delle due volte, io guarda, me lo sono guardato 10 volte, cioè, su YouTube, perché è fantastico, no, ma è molto carino, no, recuperalo, no. Perché è fantastico, sai che cosa, ho fatto un provino a Zelig con quel personaggio, mi aveva detto guarda Margherita, il rischio è di aver paura che porti sfiga, veramente, perché sai, ma magari, perché nel nostro ambiente queste cose qua bisogna stare molto attenti, per cui purtroppo non ha visto la luce del sole. Che peccato, che cosa vedremo? Però vedremo sicuramente una serie di pezzi di Sofia pensati all'interno di uno spettacolo che è intitolato Lezioni di Filo Sofia, che è debuttato a marzo, e si parlerà di questa esasperazione dei poveri cani, che insomma se non abbiamo bambini prendiamo un cane, di banchieri, di agenti Mediaset, di galleriste che pensano di fare chissà che cosa, ma in realtà in casa c'hanno proprio... La gallerista è una nuova sciampista? No, la gallerista è la radical chic, no? Che non sa che cazzo farà nella vita, e allora compra quadri da galleria, li attacca a casa e aspetta che arriva lo sgarbi di turno. Esatto. Per cui avremo questo modo, avremo figli adolescenti che impazziscono quando diventano appunto adolescenti. Insomma, la vita di tutti i giorni, come al solito, io adoro fare satira di costume.
c'è sempre un gran bel di che pensare, insomma, no? Sulla vita quotidiana. Sarai insieme con Francesco Rizzuto. Il grande. Come, cioè, interagite o fate a spot un po' uno un po' l'altro? Come sarà? Immaginiamo di fare ognuno i propri pezzi, anche se, ripeto, a parte che ho una grande stima di Francesco e ha uno stile completamente diverso dal mio. Però meno ovviamente... male, così sarà stata più difficile. Sì, no, infatti, varia. Abbiamo dei personaggi, però chissà che non ci siano delle che sorprese. Va a saperlo, crossover. Ci sono delle cose che bollono in pentola. Ho detto, guarda, proprio oggi pomeriggio ho scritto una cosa che chissà che veda la luce il 22 di dicembre. Quando sei in televisione confronto a quando sei in teatro, c'è una differenza di come fai il tuo personaggio? Lo pensi in maniera differente o quella sei tu? È assolutamente completamente diverso. Perché il linguaggio televisivo deve stare in una frase, la battuta deve essere all'ultima di 5 parole, non di più. In teatro c'hai la faccia, c'è il la corpo, gente. C'è la gente, c'è lo spazio ed è una roba completamente diversa. Io adoro far teatro, e la televisione l'ho fatta, mi è piaciuta, mi sono divertita, ma preferisco indubbiamente il teatro. E senti, quando c'è un pubblico indisciplinato che ride come un matto, c'è ogni tanto il matto, la matta che non smette più di ridere. Ma sì, ma te li vorresti portare a casa, ma è chiaro che chiaramente se sei in un contesto di cabaret ci giochi alla grande, certo. Perché poi io sono la regina del cazzeggio, per cui mi piace da morire, mi piace la gente, mi piace il pubblico e il massimo della mia energia arriva da loro, ma come ringraziarli se non dandogli spazio? Poi certo, se sei in una pièce teatrale assolutamente blindata con la quarta parete, eh no, lì certo. Devi fare il pubblico e io faccio l'attrice. Giusto. E senza pensare a invece la gente che guarda il telefonino, io passo i miei tempi al teatro a dire per favore puoi spegnere il cellulare, guardi, scusami il fastidio. Sì, ma poi che è veramente una roba che è follia, ma anche i concerti, questi sì. Che stanno lì delle ore. Ma quelli ancora li capisco, almeno ti stanno immortalando, ma quelli che guardano Facebook mentre sono al teatro, sei a casa tua. Sì, esatto, c'è proprio una roba che non sta nel cellulare. E chatti a casa. No, ma una volta mi è capitata una tipa che stava scrivendo in tempo reale, che figata questo spettacolo, che sei scema, guarda, goditelo, scrivi dopo, ma siamo fatti così, è un'era strana. Veramente, quanto spunto prendi dalla gente intorno a te per i tuoi personaggi? Immagino tantissimo. Tanto, la gente è molto interessante, la sempre gente è molto matti. Interessante, sempre più matta, ma c'è uno scrigno di poesia in ognuno di noi, veramente, e bisogna saperla tirare fuori. Poi è chiaro che, insomma, no, mia madre che in piena cena dice no, veramente, Margherita, dovevi venire al matrimonio di Nunzia, hanno suonato l'Ave Maria di Schumacher. Cioè, come fai a non metterla sul palco? Perché lei non ci arriverà mai a farla, quella roba lì. Beh, ci vado io, ma sembra una battuta, ma in realtà racconta un mondo, no? E le persone hanno veramente grandi cose, belle cose da raccontare, le faccio io, faccio l'attrice, lo faccio io per loro. Quindi anzi, venite a vedere che così vi sto mettendo in scena. Ma tra l'altro Fabio, veramente venite a teatro, perché è magia, è dialogo, è sensibilità, è emozioni. Sì, ma potete mettere, sì, andare sì, a teatro e andare dicono... al cinema, già anche questo per me è grandissimo. Andare a vedere un gruppo che suona in un locale, sono tutti, oh sì. Non si fa mai niente, si fa mai niente, uscite. Sì, andate ci pigriamo invece, poi adesso con tra Netflix, tra le serie TV, capisco che uno si mette sulle sue belle ciabattine, copertina di questi tempi poi invernali, ma venite a teatro, l'odore del palco è inimmaginabile. Senti, aver lavorato con tanti comici uomini, tra Colorado, tra Zeli, tutte queste trasmissioni, ti ha portato a interagire con tipi di comicità molto diversa dalla tua, a chi è che hai sgraffignato qualcosa? Sgraffignato non so, però sono una della vecchia guardia che quindi dietro alle quinte ci stava volentieri a guardare il lavoro degli altri, specialmente quelli più bravi. Io consiglio, ecco, un gran bel consiglio per i giovani: state dietro le quinte, non andate in camerino ad aspettare il vostro 3 minuti quando fate televisione o in teatro, state dietro le quinte a guardare tutto. Anche il pubblico, state dietro le quinte e salutate il pubblico con grande dignità, perché a me sta cosa qui, per esempio, del non salutare al finale perché devi andare via, perché hai fatto il tuo pezzettino e allora sai,
Fate lo spettacolo, sì, bisogna avere grande rispetto e una grande gratitudine a chi ha dedicato a te tempo e soldi. Pensi che ci sia ancora spazio per qualcosa di nuovo nella comicità in televisione? Perché a teatro sicuramente si può sperimentare. Io credo di sì, io credo di sì. I giovani secondo me hanno in mente delle cose bellissime. Io trovo che il linguaggio è cambiato evidentemente, certo. Non voglio fare la nonna, ma non è più il mio tempo. È chiaro che a 55 anni ho solo da imparare dai giovani, ho da trasmettere esperienza, ma indubbiamente da affiancarmi a questo nuovo sistema con le web, con internet. C'è un linguaggio diverso. Un modo diverso di vedere le relazioni e probabilmente un modo diverso di ridere. Senti, invece se ti proponessero domani un personaggio drammatico, far piangere la cattiva, l'assassina, cosa faresti? Forte. No, mi piace l'idea di poter fare una roba completamente diversa. Certo che far ridere, che non è una cosa semplice, no. La trovo nelle mie corde e quindi per me è camminare sul cashmere, mi viene da dire. Però fare una parte drammatica ne ho fatte e mi sono piaciute moltissimo, moltissimo. Quindi c'è anche spazio per quello. Sì. Tornando al teatro, qual è la... hai una scaramanzia, qualcosa... sei scaramantica quando vai sul teatro, quando sali sul palco, o non c'è spazio per queste no, cose? No, l'unica cosa che faccio è dedico sempre uno spettacolo a una persona in particolare. È una cosa che faccio da sempre, da quando ho iniziato questo. E quando hai iniziato ti ricordi il primo palco? Il primo palco è stato il Verdi, il Teatro Verdi, 1988, da sola, monologo da sola, perché diversamente avevo già lavorato con Cuni Akida, certo, e Marina Spreafico, aveva fatto Gli uccelli di Aristofane, Cyrano di Bergerac, Per Gunt, ho fatto un po' di cose. Da sola mi ricordo Teatro Verdi, madrina Lella Costa. Presentava lo spettacolo, ed era uno spettacolo che facevo da sola intitolato Cadeau, regalino comico. Regalino comico. E ti sei portata qualcosa di costante in tutti questi anni? Questo cadeau te lo sei portata poi negli altri spettacoli? Non c'è una cosa in particolare che mi sono portata dietro. Di sicuro io credo di non essere chissà che quale artista, ma di essere una buona artigiana. E quindi mi porto dietro tutti gli strumenti che una buona scuola di teatro ti dà e tanta esperienza, ma soprattutto tanta tenacia. In questo lavoro bisogna essere assolutamente tenaci, perché come direbbe Paolo Rossi è un lavoro molto lungo. Fare una stagione siamo bravi tutti, certo. Fare un eccezionale veramente siamo bravi tutti. Siamo bravi tutti anche a fare un Italian Got Talent. Poi? Viverci e fare 30 anni di carriera non è da tutto. Va bene, nel tuo caso che hai appena cominciato sei giovanissimo, questo problema non si pone. Io sono solo a metà strada. Come diceva, magari. Si fa presto a dire pirla, come diceva esatto. Il buon Paolo, si fa veramente presto. E invece questa città come la vedi? Milano, il cabaret possiamo dire che l'abbiamo inventato qua, possiamo dire, almeno sì. Italiano, insomma, sì. Non sto a scomodare il derby, ma ci sono appena passato dal vecchio derby, 10 minuti fa ero lì in zona. Come è cambiata questa città? Tu sei uscita, sei rientrata, insomma, No, questa città è migliorata. Io sono molto orgogliosa di vivere a Milano, perché secondo me è una delle città italiane più europee che abbiamo. È funzionale, forse non la più bella, però è la più funzionale. Se hai un appuntamento ci arrivi in orario, i mezzi funzionano. Sì, esatto, non è così grande come Roma, per esempio, però è una città viva. È piena di giovani e io sto sentendo in giro che i giovani italiani non vedono l'ora di venire comunque a vivere, studiare, comunque trascorrere un periodo a Milano. E hanno ragione, è piena di stimoli, è meravigliosa. Non so se dopo l'Expo, se è una buona amministrazione. Dopo l'Expo esplosa. Totalmente. Se Pisa Pia e poi Sala, non lo sappiamo perché. Però secondo me sì, è una decina d'anni che è magnifica. Poi possiamo dire che al di là di quello che si dica dei luoghi comuni, dei classici Cumenda, dei film, accogliamo tutti a Milano. Questo è verissimo, è molto accogliente, ma è accogliente, non si fa contaminare Milano, si fa impollinare e quindi riesce a prendere il buono, secondo me. Condivido. Per cui è ricca di questo Milano.
Margherita, grazie. Ci vediamo sicuramente a Grazie teatro, non solo in questo spettacolo che sarà fra qualche giorno, ma visto che le interviste restano su YouTube per i prossimi 100.000 anni, andatela a a te, Mario. Benissimo. cercare a teatro qualsiasi cosa lei faccia. Venitemi a cercare, andate a teatro, venite a cercare me e tutti i miei colleghi perché ne guadagnate in sensibilità. Vi abbraccio.